questa tua compagnia OIS, o OIS, o come dir si voglia, cosa fate? Allora, facciamo. Il titolo dello spettacolo è Io non sono un gabbiano, tratto da Il gabbiano di Anton Chekhov. Sì. Io non sono un gabbiano. Che è Il gabbiano? Che è un testo meraviglioso, non so se. La protagonista è una donna di una certa età. No, voglio dire. No, è vero che c'è Nina, che è questa fanciulla stupenda che ne fa di tutti i colori, comunque. Però la vera protagonista chi è una donna di una certa età. Ti devo dire una cosa. Dimmi. Scena 1, il nostro spettacolo inizia con la morte della no, ma vedete, quando poi il destino ti gioca contro, la butti lì, dico magari, che ne so, però mai. Chiaro che non vengono, guarda, ma neanche se mi pagate oro verrai mai a fare una morta subito dopo 2 secondi. Vabbè, comunque, dai, andiamo avanti. Allora, hanno stroncato subito la protagonista, credetemi, è una signora protagonista, un'attrice, tra parentesi, che ha un figlio che è mezzo matto. E va bene, prego. Ecco, da figlio mezzo matto, perché io faccio quel ruolo, devo dire che secondo me è una scelta meravigliosa, perché in realtà la protagonista, voi lo conoscete un po' il gabbiano? Vabbè, sì, sì. Beh, però dai, facci un sunto. Io no, che non ho il dono della sintesi, però te sì, dai. Ok, diciamo che c'è questa famiglia composta da madre e figlio. La madre è una grandissima attrice, celebre in tutta la Russia, e il figlio è un giovane artista che vive un rapporto molto conflittuale con la madre, perché vorrebbe fare un altro tipo di teatro, molto più sperimentale, molto più ermetico. Perché anche il figlio si occupa di teatro, di scrittura, certo, certo. E fa cose molto diverse rispetto molto alle cose classiche magari che fa la madre. Esatto, esattamente. E loro hanno questo rapporto molto conflittuale. La situazione si aggrava perché la madre si mette con questo giovane scrittore che si chiama Trigorin. Questo giovane scrittore ovviamente non è in competizione con il figlio, che si chiama Konstantin Gavrilovich Trepliov, che sarebbe lui, che sono io. Però comunque Kostya, che è il nomignolo del mio personaggio, odia sia la madre, la ama in realtà, odia questo Trigorin, insomma tutte le cose che vengono nella sua testa poi vengono riportate in Chekhov. Quindi la storia è molto semplice, poi ovviamente ci sono tanti personaggi che gravitano attorno a questa famiglia, c'è lo zio, c'è questa giovane attrice che è un'altra protagonista importantissima che si chiama Nina, che è la musa ispiratrice del mio personaggio, che però a un certo punto scappa con Trigorin. Cioè con l'amante della madre. Esatto, con l'amante della madre. E alla fine finisce ovviamente che... Non finisce bene. No, è una tristezza totale. No, però... Comunque, se posso dire una cosa, certo, la puoi dire. In realtà noi non volevamo tanto parlare del teatro, cioè non volevamo fare uno spettacolo, come si dice, autoreferenziale tra di noi, che ce la cantiamo, ce la suoniamo. Volevamo in realtà capire un po' la figura dell'artista in questa società, ovvero che cosa porta l'arte, che cosa fa l'arte, cioè soprattutto l'artista che cosa è disposto a dare e a fare per seguire il suo sogno. Cioè questo Kostya, questo personaggio, che nel testo classico muore, si suicida, ci siamo posti questa domanda: ma il Kostya di adesso si suiciderebbe o no? Avete ribaltato completamente il testo. Abbiamo conseguenze. Allora, diciamo che ovviamente l'inizio è molto forte, perché tu vedi lo spettacolo, ti aspetti il gabbiano, e la prima scena è il funerale di Arkadina, che è la madre. E quindi ci sono tutti che fanno il commiato, l'orazione funebre. Scusa, lei come muore? Perché poi nel dramma vero, nella commedia non è un dramma, questo non muore. Lei come muore da voi? Non è importante. Ah, non ci interessa saperlo. Perché in realtà, vabbè, diciamo che il peso di Arkadina, cioè Kostya si sente molto liberato dalla morte della madre. Addirittura nella prima scena dice a Nina, che è la sua fidanzata in quel momento, dice: finalmente ci siamo liberati, finalmente possiamo creare il nostro teatro, possiamo veramente seguire le forme nuove. In realtà il peso della madre gli si appioppa addosso, quindi un sacco di battute di Arcadia, di battute proprio del testo originale, diventano di Kostya. Cioè Kostya nel testo originale ci sarebbero dei dialoghi, ma ormai sono dei monologhi fra Kostya e la madre morta, lui che
la cerca ma non la trova, quindi c'è questo rapporto di rabbia, di amore. E anche Nina, lui alla fine cerca Arcadina. Nel nostro, ragazza, nel nostro. Sì, certo, nel vostro. E senti, adesso ma lo state già mettendo in piedi? Sì, memoria. Allora, in realtà lo spettacolo è già debuttato a Castrovillari a giugno, al Festival Primavera dei Teatri. È molto bello, molto importante, sì. E ha una straordinaria programmazione. Sì, sì, sì. Senti, un'ultima cosa, adesso veramente non ci siamo preparati, non ci conoscevamo fino a 5-10 minuti fa. No, adesso te lo chiedo così, ma so che mi direi di no, io direi di no perlomeno perché... Ci vuoi fare qualcosa? Io? Ma stai scherzando? Ma sei tu l'intervistato, per cortesia, adesso fa... Bene, e adesso mi farò vedere la gentile richiesta. No. No, ma perché invece tu non ci fai, non ti va di fare tre battute, non di più, non un monologo. Tre battute su di Costia. Di Costia? Eh beh, certo, no, di chi ma se allora, no? Vi devo dire una cosa, no, veramente mi dispiace che io, dato che non sto provando in questo momento, e dato che ho una mole di lavoro, di altre cose, di testi, battute, io in questo momento non mi ricordo una battuta di Costia. No, ma ti capisco. No, cioè, mi dispiace. Va bene, dai, come la prossima volta. La prossima volta, ragazzi, tutti qua, ci vediamo con un sunto di Costia, perché sì. Costia è un personaggio, anche se riscritto, straordinario. Il problema di Costia è che quando lo fai, questa è proprio una maledizione del gabbiano, io l'ho saputa dopo, che quando lo fai i personaggi ti entrano dentro, quindi dato che Costia ha dei problemi con la sua fidanzata, io incomincio ad avere dei problemi. No, ma quando si vive in teatro? Sì, no, ma infatti... No, ti po'... entra dentro, no, tu guarda, diventi come il personaggio. Io a un certo punto ho cominciato a litigare con Costia, non ce la faccio più, cioè, perché Costia è molto insicuro. Costia è la classica persona che vuole l'amore, ha sempre paura dell'abbandono, dato che la madre l'ha abbandonato, il padre non c'è. Quindi con la fidanzata ha bisogno di tantissime attenzioni. Madonna, io ho cominciato a vivere questa cosa qua con la mia ragazza. Chissà che due palle che le avrà fatto a stampere. Totale, beh, sei ancora la tua fidanzata? Sì, sì. Vedi, la pazienza di una donna infinita, siamo tutto sommato... Adesso non vorrei dire banalizzare proprio la figura femminile, ma delle grandi. A Milano, no? Si dice la pazienza di Asen. La pazienza è Le Dumas di Asen e di Toussaint quando in grande. La famosa pazienza delle donne che quando sono grandi, non sono più bambine, hanno ecco, pazienza per esempio con i casi come questi, no? No, quindi posso dire. Ma adesso non stiamo qui a fare queste cose private di. Ma di problemi in coppia. Sì. Ma sei uscito adesso? Costia l'hai lasciato da qualche parte o ancora ti scanni con questo Costia? Ci rincontriamo a ottobre, purtroppo. A ottobre? No, giorni praticamente? Sì, infatti. Vabbè, senti, allora la prossima volta che ci vediamo ci parli di Costia, ci fai sentire un pezzo e poi ci dici anche come va con la tua fidanzata. No, perché a questo punto siamo così. Va bene. E ecco, il gabbiano, anzi, io non sono un gabbiano. Sì. Okay. Io non sono un gabbiano. Vabbè, vi dico, io non sono gabbiano, in realtà è una battuta di Nina. Nina nel monologo finale, in uno dei monologhi finale, si rincontra con Costia e incomincia praticamente a delirare, a dire io non sono un gabbiano, perché Trigorin ha scritto un racconto su Nina. E anche perché Costia, per dimostrare il suo amore a Nina, nel secondo atto, uccide un gabbiano e glielo porta. E dice, questa battuta me la ricordo, dice... Io ho ucciso un gabbiano e lo depongo ai vostri piedi. E come ho ucciso questo gabbiano, io ucciderò me stesso. Questa è la battuta di Costia. Noi possiamo ringraziare. Francesco, vuoi ancora dire qualcosa? Volendo ce ne sarebbero. Però. Questo fino a ottobre, poi da novembre in poi. Va bene, ragazzi, da novembre in poi allora ci rincontreremo, ci deve dire un sacco di cose. E allora salutiamo. No, i presenti ce ne sono tanti. Volevo ringraziare insomma chi ha organizzato. Il Tito, te chi? Vai, guardalo! Ciao Tito, ciao! No, volevo... Guarda, è così, io non posso guardare la ripresa perché hai il telefonino in mano, no? E continua, è un continuo a fare così. Mamma mia, mi sento già male, sai quelle cose che tu dici, ma chi è? Bene. No, sono molto contento perché la cosa che io soffro, che in generale si soffre, secondo me, a teatro, è che c'è un po' questo distacco, no? Tra gli attori, chi è sul palco, invece chi... viene a vedere il teatro e invece io adoro questi momenti qua in cui magari ci si può parlare, quindi se voi avete domande o non so anche se volete venire qua e
facciamo quasi un psicodramma. Ognuno viene qua, racconta tutte le sue disgrazie, però non sarebbe male, così finiamo, no, ci picchiamo, guarda, bella patata.